questo è un piatto che va bene per gli sportivi, dicevi, perché? Perché è un... Che carboidrati, proteine, frutta secca, quindi dopo l'allenamento è perfetto. Ok, beh, non solo per gli sportivi, questo è un piatto delizioso, quindi cominciate a prendere nota: per il couscous alla valtellinese per 4 persone servono 225 grammi di couscous di grano saraceno, 1,80 euro, 100 grammi di bresaola, 3,80 euro, 125 grammi di casera, 1,65 euro, 40 grammi di pistacchi, 3,75 euro, 2 pere, 0,50, il succo di un limone, 0,20, qualche fogliolina di timo, 0,10, olio quanto basta, 0,20, sale e pepe quanto basta, per un totale di 12 euro. Sei pronta? Siamo pronti? Pronte. Vedo che l'acqua è già quasi alla temperatura giusta. Allora, iniziamo con la nostra ricetta. Allora, valtellinese, perché ci sono questi elementi che lo contraddistinguono. Vedi, c'è la bresaola, c'è il semigrasso tipo casera e poi c'è il couscous di grano saraceno. Ah. Prima dicevamo che tu lo prepari. Iniziamo, perché qui c'è da cucinare. Sì, sì, iniziamo. Metto un po' tu di sale. Solito come lo fai esattamente? Io di solito lo faccio con le verdure, un po' di pollo, un po' di proteina. Non l'ho mai fatto così. Qui abbiamo preso una bresaola a fettine, perché questa si può trovare ovunque. Per questa ricetta, diciamo che qui io l'avrei fatta magari a cubetti. Invece, così con questo affettata è più facile per voi. E quindi dopo vi faremo vedere come la prepareremo. Ecco, mentre io preparo uno degli ingredienti, che sono le pere, così le sbuccio e le preparo a dadini, tu prepari il couscous. Sì, ok. Adesso devo aggiungere l'acqua al couscous e sgranarlo. Com'è che lo fai esattamente? Aggiungo l'acqua e aspetto che il couscous assorba tutta l'acqua. Il couscous è anche un piatto semplice da fare, no? Sì, è perché facilissimo. Infatti, perché uno prima immagina un chissà che cosa, uno dice: preparo il couscous, come si farà? Vabbè, in Sicilia lo fanno con grande facilità, è diventato un piatto davvero principe, insomma, lo fanno dappertutto nel Trapanese. E qui in Valtellina si è cominciato a fare ogni tanto con questo grano saraceno, che qui troviamo dappertutto nel pizzocchero, nella pasta. Quindi com'è? Vedi, adesso il couscous sta assorbendo tutta l'acqua. In 3 minuti è pronto. In pochissimo. Io ritorno alle mie pere che preparo a dadini, vedete? Abbiamo scelto delle pere. Voi a casa potete mettere anche le mele, ad esempio, no? Perché questo è un tipo di frutta che va benissimo per preparare questo tipo di piatti. Adesso che il couscous sta assorbendo tutta l'acqua, cosa faccio? Inizio a tagliare? Sì, sì, c'è il formaggio. Okay. Ecco, prepara questo qui. Abbiamo messo un semigrasso. La prima pera è fatta, la seconda lo faccio anche un po' grossolanamente. L'amore per quello che fai ti è venuto grazie a quando ti sei trasferita qua. Sì, infatti sono molto contenta di tornare a Bormio a trovarti e mi ricorda quando ho iniziato a fare sci alpinismo qua con il gruppo e ho iniziato a fare le gare di corsa e allenarmi. Ho fatto gli ultimi 2 anni di liceo. Sì, quindi... perché dovete sapere che la mia bambina, gli ultimi 2 anni di liceo, ha lasciato il suo papà e la sua mamma. Io non riuscivo più a stare in città. Si è trasferita qui a Bormio da sola e qui da sola però si allenava e studiava a distanza. E poi dice: papà, ma guarda, ma che se io anche poi non faccio l'università, te la rabbia. Io ho detto: a me interessa che tu sia felice. E lei ha trovato la sua strada, veramente, perché corre sulla strada. Corre a continuazione, corre. No, vabbè, diciamo che mi basta stare in montagna, però... Ti basta stare in montagna? Sì. Però le piace tanto anche stare al mare. Vuoi assaggiare una pera? No, non è necessario, no. Già ti ho fatto assaggiare questi. Assaggio il formaggio. Com'è? Molto buono. Ecco, uso anche il limone perché metto qualche goccia sulla pera per non farla annerire. Basta così, io credo. Io aggiungo ancora un goccio d'olio. Va bene così. Mi prendo un cucchiaio, gli do una mescolatina in modo che
mi darebbe voglia di fare quello. Poi quando si usa il cucchiaio, non so se voi, ma anche tutto quello che mangiate con la forchetta, col cucchiaio sembra più buono, perché se ne mangia di più, no? Capito? È una cosa che mi piace molto. Allora, bresaola. Vado con la bresaola? Sì, adesso... E tu sei quasi, perché il couscous praticamente ha già preso la sua... Eh no, adesso devi avere molta calma con i pistacchi, bambina mia. Ti do una mano. Sì, sì, sì. Però si potrebbero usare anche le noci, le nocciole, le mandorle. Sì, diciamo frutta secca. Quello puoi veramente cambiarlo. Anche in questa ricetta valtellinese il pistacchio può essere cambiato. Quello che non può essere cambiato è la bresaola. Quindi in questo caso io la preparo a fettine, potete provare a farla a cubetti, potete farla come volete, l'importante è che sia gustosa e che renda questa ricetta davvero speciale, perché questo couscous alla valtellinese è un piatto speciale. Poi dobbiamo farlo provare ai miei bambini. Eh sì, lo farei provare anche ai miei, cioè ai tuoi fratelli, ai tuoi fratellini. Allora, Chico, quello grande, lo mangerebbe sicuramente, ma dovete sapere che insomma Matilde e Leo, soprattutto Matilde, sono un po' difficili. Secondo te Matilde lo mangerebbe questo? Ma troppe cose. No, Matilde no, bisogna mettere riso e ancora riso. Alla milanese. Lei mangia quello, poi adesso sta cominciando con le verdure. Invece Leonardo lo assaggerebbe come Marlo e Sasha. Sì. È molto proteica. Questa va benissimo, sì, per gli sportivi. Perché la bresaola? Va bene subito dopo lo sforzo, per recuperare la massa muscolare. Tu come ti alimenti prima della gara di solito? Io prima della gara di solito mangio carboidrati. Per i 3 giorni prima diciamo che mangio solo carboidrati. Ma quanto? Che quantità? No, spieghiamo un attimo una cosa, perché Natalia non è che fa gare di 20 km, fa le ultra trail, quando corre arriva anche a 100 km. Sì. Quindi nelle mie gare diciamo che si chiama carico di carboidrati e per 3 giorni mangiamo solo carboidrati, togliamo le verdure e poi poche proteine da aggiungere a mangiare insieme. Ma carico cosa vuoi? Voglio capire cosa è carico. Carico di carboidrati vuol dire che a colazione mangiamo pane in grosse quantità con marmellata, a pranzo un piatto di pasta o di riso con magari delle uova, un po' di proteina o pesce, e invece a cena ancora un altro bel piatto di pasta e di riso. Quindi per 3 giorni così, e invece dopo la gara facciamo scarico e quindi solo proteine. Solo proteine. Il giorno dopo proteine, subito dopo la gara anche. Per recuperare. Sì. Però prima di recuperare i muscoli che si perdono in una gara così, ce ne vuole tanto. Sì. Quanto, una volta mi ha detto una cosa, cioè quanti chili hai perso quella gara che hai fatto l'anno scorso, l'Ultra 3 del Mont Blanc? Si perdono 3 chili, soprattutto di liquidi. Un conto se ne perde poi uno di 80-90 chili, ma lei già, minutino, quanto pesi amore mio? 50 kg. Ecco, 50 kg, se ne perde tempo fa 47, quindi bisogna darle proteine, pollo, carne, cioè bisogna mangiare queste cose qui. È bello perché la gente mi dice, ma che dieta fai, ma mangi poco, così. Ti invito a casa mia a vedere cosa mangio, poi. Sai che è una cosa che dicono anche a me, no? Perché io sono uno a cui piace cucinare tanto e spesso per la famiglia, ma mi piace mangiare, quindi io queste fettine qui di bresaola me le mangerei tanto da farle sparire dal vostro piatto di couscous di oggi. Oh mamma mia, che buono. Mi dicono, ma è possibile? E io non faccio sport ai suoi livelli, ma lo faccio spesso quando sono qui. Quando non te le vendo, mi muovo, insomma, sappiate. Allora, io ci sono quasi, perché... Grazie, che bel lavoro che mi hai dato questo. Scusa, assaggia anche tu. Assaggia il pistacchietto. Buono. Come siamo messi? Il formaggio è stato preparato a cubetti. Le pere anche. Il timo lo aggiungiamo dopo. Il couscous è pronto. Con i pistacchi. Trito un po' questi pistacchi e poi ci siamo. Non ci resta che assemblare, comporre questo couscous. Allora, un bel ciotolone. Dammelo qui. Ciotolone. Mettilo qua. Tolgo questo, il coltello non mi serve più. Portiamo qui prima, un po' di no? tutto. Sì, allora, porta qui tutto, così abbiamo tutto. Allora, lo metto prima qua dentro, che è più grande questa ciotola. Allora. Metto io un po' di sale, aggiungo un pochettino di sale.
Ok, adesso assembliamo, vi facciamo vedere. Allora, decidi tu, amore mio, cosa mettiamo prima? Io partirei dalle pere. Così. Va bene, mando di pere. Dai. Allora, mettete le pere, via, pere fatte. Vado di formaggio, vai. Formaggio. Butta. Formaggio. Passami. Piatto ricchissimo questo. Comincio un po' a girare. Ecco, mettimi piano piano la bresaola, tanto così comincio a miscelare. Fai vedere bene, tutti mischio. Vedete? E adesso dobbiamo mettere l'olio. Poi aggiungiamo i pacchi. Metti e gira. Metti e gira un po'. E poi un po'. Io non so come fate voi, io lo faccio così all'incontrario. Faccio così e mi viene via. Anche tu? Sì. Beh, credo che lo facciano tutti, insomma, è una cosa che abbia scoperto io. Volitivo. Anche il timo è profumatissimo. Ecco, potreste mettere anche la mentuccia, per dire. Tolgo un po' di roba, che così... E poi ci vuole il piatto. Allora, impiatti tu? Hai mischiato bene? Sì? Piatta bene, anche oh, questa qui non è nouvelle cuisine, lo sapete, questa è cucina di famiglia, casa Mastrota si cucina così alla buona, l'importante è che sia buono, per l'appunto, anche. E questo ti assicuro, tu fai una specie di, io avrei fatto il mucchietto, pensa, sì. Invece sono più, no, fai una, vai, questa è una porzione, dobbiamo mangiare tutte e due qua, dobbiamo assaggiare. Cucchiaio o forchetta? Cucchiaio. Brava, più goduriosa. Facciamo così, prima di presentare, mangiamo, assaggiamo? Assaggiamo. Mamma mia, che buono. Da mangiare ancora, ma... Buono. Lo finiamo dopo. Adesso ve lo presentiamo. Couscous alla valtellinese. Solo 12 euro. Per 4 persone. A casa Mastrota... Si mangia bene e si spende poco. Per il couscous alla valtellinese, sgranate il couscous in acqua bollente salata con un filo d'olio. Tagliate le pere a cubetti e irrorratele con il succo di limone. Poi tagliate il formaggio, la bresaola, tritate il pistacchio grossolanamente e incorporate il tutto nel couscous. Aggiungete il timo e amalgamate bene.